Intanto voglio ringraziare la Presidente Mordeglia dell'invito e purtroppo non ho avuto il tempo materiale per poter leggere la ricerca, infatti mi aveva chiesto di intervenire prima, le ho detto di no perché sono venuta qua a sentire, a capire qual è stato il criterio con cui voi avete lavorato. Per quanto mi riguarda, siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati, sono contenta che finalmente venga messa al centro del discorso la persona in difficoltà, la persona che ha anche paura di esporsi e ha bisogno di persone vicino nel contesto sociale che l'aiutino a tirar fuori le sue qualità e la possibilità di rimettersi in gioco. Queste sono le prerogative che io spero di riuscire a sentire anche nei numeri che voi porterete adesso nella continuazione. Intanto vi ringrazio. Buon lavoro.